Ciao a tutte ragazze, benvenute in un mio nuovo video. Oggi vi mostrerò questo trucco sui toni del marroncino dorato con queste labbra color amaranto che secondo me è perfetto per la stagione autunnale. È un trucco che io porto principalmente di sera perché credo che sia abbastanza carico, ma ovviamente se vi piace nulla vi invito di portarlo anche di giorno. Il trucco occhi l'ho realizzato con la palettina Andrea Smith di Mua, che tra l'altro è anche il dupe della Naked 2 di Urban Decay, e niente, io spero che questo trucco vi piaccia e vi lascia la visione. Partiamo subito con la base. Io utilizzo questo fondotinta liquido di Kiko, questo è il numero 08 Neutral Beige, e lo applico con questo pennello piatto della Fraulein 38. Ricordate di sfumarlo sia sul viso che sul collo per evitare il distacco, che è molto antiestetico. Dopo il fondotinta applico il correttore sulle occhiaie per cercare di mimetizzarle, di uniformarle al mio incarnato. E semplicemente dopo aver applicato il correttore lo tampono con la spugnettina ovale che sto utilizzando praticamente sempre perché la trovo stracomoda. Per eliminare l'effetto lucido che è stato provocato dall'utilizzo dei due prodotti liquidi, correttore e fondotinta, sto utilizzando una cipria per opacizzare e compattare l'incarnato e la sfumo bene su guance, fronte, naso e mento. Dopo aver applicato la cipria faccio un leggero contouring utilizzando un bronzer e sì, so di avere la faccia da pesce palla, ma questa espressione mi è utile per localizzare le ossa degli zigomi, per capire dove realizzare l'ombreggiatura. Dopo aver realizzato appunto l'ombreggiatura semplicemente lo sfumo per rendere l'effetto naturale. Per rendere l'incarnato più luminoso applico un illuminante nella parte superiore degli zigomi e semplicemente lo sfumo con le dita. Pettino le sopracciglia con un pettinino e questo lo faccio soprattutto per aprire lo sguardo. Dopodiché con questo marroncino centrale della palettina e con un piccolo pennellino angolato le riempio cercando appunto di disegnarle dove sono più rade. Questo mi servirà, come vi ho già detto, ad aprire lo sguardo e a rendere appunto tutto il trucco più intenso. Passiamo al trucco occhi e dalla palettina Andrea Smith prelevo il colore Shy, che è un color burro, e lo applico sull'arcata sopraccigliare creando così un punto luce. Con un pennello a lingua di gatto prelevo il colore Revel, che è una sorta di beigeolino con delle piccole pagliuzze dorate all'interno, e lo applico praticamente su tutta la palpebra mobile dall'interno verso l'esterno. Lo stesso naturalmente lo faccio con l'altro occhio. Con lo stesso pennello prelevo il colore Tranquil, che è un po' più scuro del precedente, più tendente al dorato, e semplicemente lo applico nella parte finale della palpebra portandolo leggermente verso l'esterno. Per creare una linea precisa senza sbavature utilizzo il trucchetto del nastro adesivo, semplicemente ne stacco un piccolo pezzettino appiccicandomelo sulla mano per fargli perdere un po' di effetto collante e poi mettendolo sotto l'occhio all'altezza che desidero. Prelevo il colore Obsessed, che è un marrone molto scuro, e lo applico nell'incavo dell'occhio con un pennello da sfumatura. E naturalmente lo faccio anche sull'altro occhio. Dopodiché stacco il nastro adesivo e l'effetto è una bella sfumatura tendente verso l'alto. Prelevo il colore Devotion, che è un dorato molto pigmentato, e lo applico al centro della mia palpebra mobile con un pennellino a lingua di gatto un po' più piccolo. Allo stesso modo lo applico nell'angolo interno dell'occhio e questo mi renderà il trucco ancora più brillante. Per creare profondità con un pennellino dritto applico il marrone scuro che ho utilizzato prima sotto le ciglia inferiori. Utilizzo una matita color burro nella rima interna, questo per rendere gli occhi più grandi. Con una matita nera disegno una riga appena al di sopra delle ciglia superiori e in questo passaggio non occorre essere troppo precisi perché, come potete vedere, le andremo a sfumare dall'interno verso l'esterno con un pennellino angolato.
piego le mie ciglia con un piegaciglia e applico tanto mascara sia sulle ciglia superiori sia sulle ciglia inferiori. Con una matita color amaranto disegno il contorno delle mie labbra. Infine le riempio con un rossetto dello stesso colore. Il tutorial è finito e io spero di avervi tenuto compagnia e che il trucco vi sia piaciuto. A proposito, se vi va fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!